appuntamento settimanale con il benessere. Io mi presento subito per chi non mi conoscesse, sono Valeria e insieme a Raffaella e Elena ormai da più di un anno che ogni domenica ci ritroviamo in questo piccolo angolo del benessere, proprio non perché siamo organizzatori di eventi, ma per voler dare delle piccole tips, quindi dei piccoli suggerimenti per migliorare nel nostro benessere quotidiano. Noi siamo amiche da una vita, ma da quasi 2 anni ormai ci siamo ritrovate in questo fantastico mondo della community di Herbalife e ci permette di arrivare alle persone vicine e anche un po' più lontane per raggiungerle con una carezza del benessere. È nostro piacere avervi qui questa sera, soprattutto perché potremmo sicuramente avere un altro piccolo indizio per migliorarci. Quindi io vi invito a tenere sotto mano carta e penna perché l'ospite di oggi sicuramente ci darà delle ottime indicazioni, per cui lascio la parola a Raffaella che ve lo presenterà a dovere. A te, Raffa, e ci vediamo dopo. Buon proseguimento. Buonasera a tutti e complimenti per esservi collegati anche questa sera. Facciamoci tutti un applauso perché non è scontato un giorno di festa, di riposo, essere qui tutti insieme per anche una crescita personale per acquisire nuovi skills. Questa sera ho l'onore di presentare questo ospite. Ci conosciamo dall'asilo dei figli miei, veramente tanti anni, dal 2006, e per me è veramente un grande piacere questa nuova ospite, professionista e un igienista dentale. Si è diplomata nel 1988 in odontoiatria. Ma come succede spesso a tanti di noi, nel 2008 si è rimessa totalmente in gioco, ha passato il test all'università per diventare igienista dentale e nel 2018 si è laureata in igienista dentale. 2011. A 2011 Sono già messo 10 anni. è diventata igienista dentale. Quindi per me è veramente un piacere presentarvi Monia Paesan. Un applauso, benvenuta Monia nella nostra rubrica e a te la parola. Grazie infinite a tutti per l'invito, soprattutto grazie a Raffaella anche di questa bellissima presentazione che spero insomma di meritare, poi vediamo. Allora, stasera parliamo di igiene orale che in realtà è strettamente correlata ad una situazione di benessere generale del nostro organismo. Addirittura l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che una buona igiene orale influenza in maniera importante la condizione fisica e di benessere degli individui. Ci sono diverse problematiche che possono colpire la salute del cavo orale, della bocca. Innanzitutto abbiamo la carie, la conosciamo tutti, la carie è una malattia in realtà, una malattia infettiva, una malattia infettiva molto diffusa. Basti pensare che nell'età in Italia, soprattutto nell'età compresa tra i 19 e i 25 anni, l'88% della popolazione presenta una carie. Quindi è una malattia appunto molto diffusa, a carattere cronico degenerativa, colpisce i tessuti duri del dente, portando nel tempo ad una perdita proprio di porzioni di dente. La cura direi che è facile, nel senso che con uno una seduta dal dentista, ecco, se non è lasciata andare troppo in avanti nel tempo, dire che nella maggior parte dei casi si risolve facilmente. Un'altra problematica che possiamo avere a livello del cavo orale sono le malposizioni dentali. Le malposizioni dentali in realtà non sono un problema, diciamo, di patologico, però possono creare diverse problematiche anche a livello di postura, quindi problemi dello scheletro, malposizioni, problemi di schiena, mal di testa, cervicale. Ci sono quindi le malposizioni dovute solo a un malposizionamento dei denti e a quel punto possiamo risolverlo con una terapia ortodontica che può durare qualche anno. Il professionista deciderà se fare
diciamo un trattamento con un apparecchio fisso, un apparecchio mobile, a seconda dei casi, però è un problema che si può risolvere. Nel caso invece di una mancanza di elementi dentali, viene proprio a mancare un equilibrio tra le arcate dentari che può provocare, come una malposizione, anche in questo caso problemi scheletrici, quindi il famoso mal di schiena, mi fa male l'orecchio, ho problemi. Perché? Perché noi non mastichiamo nella maniera corretta, perché abbiamo delle mancanze. In questo caso, allora, si può procedere con una riabilitazione protesica, quindi con il ripristino degli elementi mancanti, e quindi si può riottenere un equilibrio della masticazione e quindi un benessere anche a livello, diciamo, totale del nostro organismo. Esiste poi un'altra malattia, che forse è la meno conosciuta, si chiama malattia parodontale. Sicuramente avete sentito dai vostri genitori, dai vostri nonni, la famosa piorrea, no? Volgarmente chiamata piorrea. Bene, la piorrea si chiama in realtà tecnicamente malattia parodontale. E che cos'è? È una malattia che colpisce in realtà i tessuti di sostegno del dente, cioè l'osso che troviamo intorno alle radici, che però non si vede perché è nascosto dalla gengiva, e il legamento parodontale, che si vede ancora meno, che è in realtà un cuscinetto interposto tra l'osso e la radice dei denti, e in realtà serve solo per scaricare le forze masticatorie. L'igienista dentale, la figura dell'igienista dentale, di cosa si occupa principalmente? Si occupa principalmente della salute dei tessuti di sostegno del dente, perché comunque abbiamo, diciamo, visto che una cattiva generale, una cattiva salute dei tessuti del dente possono provocare, diciamo, dei problemi anche a livello sistemico, quindi creare un malessere a livello generale del nostro organismo. La malattia parodontale è influenzata da diversissimi fattori. Il primo in assoluto è la predisposizione genetica, cioè ognuno di noi ha un bagaglio genetico e ci consente di patire o meno di determinate patologie. Per esempio, non tutti i fumatori patiscono, si ammalano di cancro del polmone. Ci sono pazienti, persone che fumano una vita ma che non svilupperanno mai la malattia tumorale a livello del polmone, invece pazienti che non hanno mai fumato e che invece si ammalano di tumore del polmone. Questa è la predisposizione genetica. Quindi facilmente, se in famiglia c'è stato un parente, un stretto, comunque un papà, il nonno, la mamma, che hanno diciamo sofferto di questa malattia parodontale, quindi questa perdita dei denti senza un motivo apparente, il dente era sano ma è caduto, okay, per intenderci, è facile che, avendo appunto un caso in famiglia, le persone possano, diciamo, soffrire maggiormente di questa patologia. A seguire poi ci sono altri fattori legati soprattutto allo stile di vita di ognuno di noi. Innanzitutto il fumo, il diabete e di conseguenza la dieta. Associato a tutto questo abbiamo ovviamente le metodiche di igiene orale quotidiana, domiciliare, che ognuno di noi mette in pratica, e la frequenza delle sedute di igiene orale professionale che vengono fatte invece nello studio dentistico. E queste sedute devono avere una cadenza, diciamo, periodica. Diciamo che pazienti che soffrono di questa patologia hanno una, diciamo, periodicità nel trattamento di 3-4 mesi, non di più. Poi ci sono i pazienti invece in una situazione pressoché normale, che diciamo possono avere richiami anche semestrali, e poi ci sono quelli invece che sono fortunatissimi, che hanno una buonissima, una bellissima dentatura, una buonissima situazione, che possono tranquillamente eseguire queste sedute anche solo una volta all'anno. Purtroppo non ci sono cure per questa malattia parodontale, nel senso che non esiste la medicina, la pastiglietta, che uno dice: benissimo, ho questo problema, prendo la pastiglia e mi passa. Ahimè, purtroppo così non è. L'unica arma che abbiamo
è quella della prevenzione. Non abbiamo nessun altro mezzo per poterla contrastare e cercare di bloccare, perché purtroppo non si guarisce. Chi ce l'ha se la tiene, può solo, diciamo, provare a bloccarne la, diciamo, il proseguimento. È necessario quindi, diciamo, due nozioni semplicissime per poter comprendere meglio di che cosa si tratta. Allora, questa malattia parodontale è una malattia provocata da batteri, batteri patogeni che noi abbiamo all'interno del nostro cavo orale. E sono batteri commensali, in realtà, che vivono tranquillamente. In più ci sono i batteri che derivano da sostanze che noi invece mangiamo. Quindi residui di cibo, come ad esempio zuccheri e carboidrati, che particolarmente gli zuccheri danno la possibilità a questi batteri di potersi nutrire e quindi di moltiplicarsi. I residui di cibo, se non vengono diciamo rimossi in maniera, diciamo, tempestiva, tendono a ricoprire la superficie dei denti. Funziona così: la placca batterica inizialmente è un film trasparente che inizia a formarsi sui denti non appena noi abbiamo finito di mangiare. Quindi, se non viene una scarsa igiene orale o un'igiene orale non corretta, provoca un accumulo di questa placca che nel tempo, a contatto con la saliva, a contatto con altri cibi che nel frattempo noi ingeriamo, mineralizza, quindi indurisce, diventa tartaro, e a quel punto non è più possibile rimuoverla con lo spazzolino da denti. C'è quindi necessità di fare una seduta di igiene professionale. L'accumulo di questa placca batterica e di questo tartaro provoca, come abbiamo detto prima, un'infiammazione dei tessuti adiacenti ai denti. Quindi abbiamo una gengivite, quindi un arrossamento, un ingrossamento della gengiva. La gengiva fa male, sanguina e gonfia. E quindi cosa succede? Noi abbiamo in realtà un processo infiammatorio in atto. Il nostro sistema immunitario a questo punto, ahimè, riconosce questo processo infiammatorio e si attiva. E cosa succede? Succede che parte a combattere l'infezione. Il problema è che, purtroppo, pur essendo un sistema immunitario molto intelligente, non è così selettivo. Quindi nella sua battaglia non colpisce solo i batteri, purtroppo, ma colpisce anche le cellule buone, quindi le cellule che compongono il nostro corpo. Nello specifico, diciamo, distruggono le cellule che formano il nostro tessuto osseo che abbiamo intorno ai denti. In questo modo, nel tempo, si va incontro praticamente a un riassorbimento osseo e a un rimodellamento che, volta dopo volta, processo infiammatorio dopo processo infiammatorio, ahimè, abbiamo il rischio che questi denti a un certo punto comincino a muovere e nel tempo abbiamo la caduta del dente. Quindi il nostro scopo qual è? Quello di tenere una carica batterica a livello del cavo orale il più bassa possibile affinché non venga innescato questo processo infiammatorio, perché nel momento in cui viene innescato, tutte le volte è come se fosse una cerniera lampo che si apre e diminuisce di volume. Diminuendo di volume, nel tempo abbiamo la perdita dei denti. Ripeto, come ho detto prima, non esiste la medicina, non abbiamo grosse armi, abbiamo solo diciamo la prevenzione. La prevenzione che consiste in uno stile di vita il più corretto possibile che uno possa, diciamo, mettere in atto compatibilmente con, insomma, la propria quotidianità, un'igiene orale domiciliare adeguata, che dovrebbe avere, e poi una cadenza regolare di visite e controlli e igiene nello studio dentistico. Quindi bisogna avere una buona cura dei denti, quindi lavarsi i denti, ovviamente, questo l'abbiamo detto ai nostri figli alla nausea, ovviamente, quindi avere buona cura dei denti, lavarsi i denti dopo i pasti, passare gli scovolini, il filo interdentale. Ci sono pazienti che preferiscono utilizzare uno spazzolino manuale perché si trovano meglio, ma questo dipende sempre dalla manualità individuale del paziente.
di volta in volta con i miei pazienti si decide cosa è meglio utilizzare, no? Quindi se un paziente è particolarmente bravo e ha una manualità particolarmente spiccata, è sufficiente uno spazzolino manuale. Diversamente io consiglio lo spazzolino elettrico, poiché lui ruota e gira da solo e quindi solo tenendolo quei 3-4 secondi su ogni dente riusciamo ad ottenere dei risultati, diciamo, buoni. Dopodiché gli altri fattori, diciamo, che possiamo utilizzare come prevenzione, come abbiamo detto prima, evitare di fumare. Il fumo, cioè, i pazienti fumatori purtroppo hanno un rischio molto più elevato di avere disturbi a livello delle gengive rispetto a pazienti non fumatori. I fumatori inoltre purtroppo hanno un rischio anche molto alto, molto più alto, di sviluppare il tumore del cavo orale, che sembra una cosa, diciamo, sconosciuta o comunque rara. In realtà non è così. Diciamo che in Italia ogni anno ci sono 8.000 casi nuovi di tumore del cavo orale, e non sono pochi. E purtroppo anche la percentuale di guarigione non è elevatissima, quindi questo è, diciamo, fondamentale nella cura. Noi come igienisti dentali, oltre, diciamo, alla cura del dente, pulire il dente, abbiamo anche il compito di intercettare le eventuali lesioni che possono essere delle precancerose e segnalarle, in questo caso, all'odontoiatra, che farà gli esami del caso e deciderà se è il caso di fare una biopsia oppure se è solo una cosa che non desta nessun tipo di problema. Però questo è fondamentale, è molto importante, la prevenzione in questo settore. Inoltre è anche, diciamo, sarebbe l'ideale evitare o limitare il consumo di alcol, perché anche l'alcol a livello delle mucose del cavo orale ha, diciamo, una concausa nell'insorgenza del tumore. Inoltre, se alcol e fumo sono consumati, assunti contestualmente, il rischio aumenta in maniera esponenziale. Adesso alleggeriamo un attimino la situazione. Diciamo che la nostra prevenzione è anche nel invitare i pazienti a evitare per quanto possibile il consumo eccessivo di zuccheri e carboidrati contenuti, che ne so, negli snacks, nei dolci, e prediligere in maniera, diciamo così, un pochino più eccessiva, il consumo di frutta e di verdura. Diciamo che il consumo di questi alimenti, che contengono molte fibre, determinano stimolano una produzione di saliva. La saliva ha comunque un potere remineralizzante nelle superfici dei denti, quindi questo ci serve anche per contrastare la formazione della carie. Inoltre, come abbiamo detto prima, fare dei controlli periodici e regolari dal dentista per poter, diciamo, intercettare dalle lesioni cariose a qualunque altro tipo di problematica che può insorgere a livello del cavo orale. Quindi, tornando ai fattori di rischio che avevamo accennato prima, ricapitoliamo: la predisposizione genetica, il fumo e le malattie sistemiche, avevamo detto. Diciamo che il terzo fattore di rischio fondamentale per l'insorgenza di questa malattia parodontale è il diabete. Il paziente diabetico purtroppo ha maggiori rischi di ammalarsi o di soffrire di questa malattia parodontale, quindi è necessario avere una buona condizione di igiene per ostacolare proprio la progressione della malattia stessa. Ed è stato inoltre dimostrato che il paziente diabetico che abbia una buona igiene orale ha anche un maggior controllo, una maggiore compensazione della malattia stessa, del diabete stesso. Quindi, da una parte, il paziente diabetico sviluppa più facilmente la malattia parodontale, quindi si rende necessario avere una buona igiene orale. Ma d'altro canto, la buona igiene orale serve anche, non dico a curare il diabete perché non è possibile, ma
a tenerlo più controllato, a compensare di più i suoi valori di glicemia nel sangue. E vengono in questo modo diminuiti anche tutte le complicanze che derivano dal diabete, che possono essere a livello sistemico, che sono la cecità, il piede diabetico e quant'altro. Altra complicanza, e non meno importante, di questa malattia, che sembra veramente ridicola, però purtroppo causa veramente dei problemi a volte importanti, sono complicanze a livello cardiovascolare, in quanto in una situazione di malattia, cioè in una situazione di salute dei tessuti orali, il famoso legamento di cui parlavamo prima, il legamento parodontale, questo cuscinetto tra l'osso e la radice, cosa fa? Forma un sigillo tra l'ambiente, diciamo, al di sotto della gengiva e quello che c'è al di fuori. Quindi tutto quello che c'è fuori non entra dentro, e questo è ottimale. Ma nel momento in cui noi abbiamo l'insorgenza di questa malattia, i tessuti diventano lassi, quindi il legamento tende a staccarsi dal dente. E in questo modo cosa succede? I batteri, che non sono sempre buoni, possono penetrare all'interno di questa tasca che si va a formare tra il dente e l'osso, e purtroppo attraverso il circolo sanguigno possono arrivare in altri distretti corporei e creare delle infezioni. Abbiamo delle endocarditi batteriche causate dai denti, purtroppo. E questo non è un problema, secondo me, trascurabile. Cioè, un'endocardite è un problema molto importante, molto grave, e che derivi dai denti, secondo me, è assurdo. Quindi è facile poter immaginare che è proprio necessario poter mantenere una buona igiene orale, non solo perché uno vuole avere l'alito fresco, dei bei denti bianchi, ma è proprio una salute, diciamo, locale del cavo orale, che però si ripercuote a livello sistemico su tutto il nostro corpo. Io ai miei pazienti dico sempre questo, che il lavoro che io faccio in studio su di loro è importante, indubbiamente, perché io li mando a casa che hanno la bocca pulita, a posto, una carica batterica bassissima, tutto quello che vuole. Però è il 30% del lavoro. Il lavoro grosso lo fa il paziente a casa. Il 70% del lavoro è il mantenimento quotidiano che il paziente deve, diciamo, attuare a casa per poter contrastare questa problematica. Certo, io ho colleghe che consigliano 1001 ausilio per poter pulire lì piuttosto che lì, poi piuttosto che lì. Cioè, il paziente in questo caso forse lo fa la prima sera, la seconda sera si è già stufato. Ecco, quindi io cerco invece sempre di consigliare poche cose che durino pochi minuti, che rubino poco tempo, ma che siano efficaci, perché diversamente, ma se io sarei la prima a stufarmi, di dover mettermi lì e passare 20 minuti alla sera per lavarmi i denti, ma non esiste. Cioè, lo faccio la prima sera perché sono entusiasta, la seconda sera perché mi sento in colpa, la terza sera mi sono già dimenticata di quello che mi ha detto e non lo faccio più. E quindi io credo che poche cose, ma diciamo mirate individualmente su ogni soggetto, possono secondo me portare a dei buoni risultati e cercare appunto di mantenere una situazione ottimale di benessere, sia a livello, diciamo, del cavo orale, ma anche a livello dell'umore, no? Nel senso che uno non si deve infastidire, gli deve dire oddio, mi devo andare a lavare i denti, stasera ci metto un'ora, e quindi poi uno non ha voglia, ecco. E, allora, io avrei concluso. Spero di essere rimasta nei tempi. Grazie Monia davvero per questa esposizione, per averci fatto capire tante cose importanti. Me lo auguro. Non ti sentiamo. Sorry. Mi sentite adesso? Sì. E non lo so che cosa succede a questo, è nuovo,
ve lo garantisco, è nuovo questo computer, ma ogni tanto se ne va in tilt. Ma lo fa solo con Zoom, non so per quale motivo. Mi sparisce l'audio. Comunque, a parte l'inconveniente tecnico, grazie ancora Monia, Grazie a voi. perché è stato davvero illuminante, nel senso che tutti più o meno sappiamo come lavarci i denti, ma alla fine poi è difficile stare sempre a curarli per bene. Allora, io andrei in condivisione con i tuoi dati. Aspettate perché mi sa che mi sono confusa, quindi condividi, perfetto. Nel Eccoci qua. frattempo, Elena, se posso, faccio una domanda a Monia. Sì, Posso? chiaro. Certo. Io volevo solo Grazie, Monia, condividere i dati e poi per... dire che si poteva partire con le domande, per cui parti pure. Sì, grazie. Volevo solo chiederti, è una questione molto pratica, ma penso che è riscontrabile un po', in tanti di noi. Uscendo di casa al mattino presto, fai la tua colazione, lavi i tuoi denti e vai al posto, però fai il pranzo fuori, quindi rientri dopo almeno 4 ore che hai pranzato. Cosa, cioè, capisco che è una mancanza perché non riesci a sciacquare i tuoi denti a dovere e poi quindi ti ritrovi a cena a dover far tutto. Questo cosa determina? Perché magari io di questa cosa, per esempio, ne soffro perché è una cosa che non posso fare, cioè non posso lavare i denti dopo il pranzo. Cosa mi consiglieresti di fare in una situazione del genere? Grazie. Se non hai la possibilità neanche di portarti uno spazzolino, diciamo anche di quelli tascabili, piccolini, anche, si possono sciacquare anche senza dentifricio. Il dentifricio in realtà non è, diciamo, utile o fondamentale, no, è utile, ma non è fondamentale per la pulizia dei denti. Quello che è fondamentale è proprio lo spazzolamento. La rimozione meccanica, ok? Quindi il dentifricio fa piacere perché è buono, perché sa di menta, perché ti rende l'alito fresco, ma in realtà la cosa importante è proprio la rimozione manuale e meccanica di questo famoso film di batteri che avevamo detto che si forma subito dopo aver mangiato. Quindi se o ti spazzoli anche solo con un po' d'acqua, con uno spazzolino, quelli da borsetta che si chiudono. Oppure i nostri insegnanti ci hanno insegnato che effettivamente farà ridere, però un chewing gum senza zucchero, lo xilitolo, può veramente essere la risoluzione non dei nostri problemi, ma diciamo può mettere insomma, una toppa a questa cosa. Quindi non pulisce bene, però l'oxilitolo ha un effetto di rimineralizzazione dei tessuti dei denti e quindi a contatto con la saliva, con la masticazione in realtà è anche detersione, quindi la masticazione di questo chewing gum e l'oxilitolo che viene liberato insieme alla saliva in realtà può diciamo, offrire una piccola alternativa. Al fatto che non ci si possa lavare i denti dopo il pranzo, ecco, prima di tornare a casa. Vale? Ti ha risposto? Penso di sì, no? È che Scomparsa. Valeria c'ha un piccolo ritardo. Ah, ok. Grazie mille. No, figurati, Grazie. grazie a te. Va bene, allora io sto vedendo delle manine alzate, per cui direi Stefano, mi è sembrato fosse stato il primo ad alzare la mano. Vai con la tua domanda. Sì, buonasera e grazie per questo incontro Buonasera. di questa sera. Allora, una prima domanda è sulla qualità della prevenzione dentale delle campagne che si fanno oggi, perché è vero, si diceva prima, no? Non ci sono cure, serve soltanto la prevenzione dentale, che è tanta, che è scontata, è così tanta e bombardante che a volte ci diventa ormai una cosa che nemmeno la guardiamo, nemmeno l'ascoltiamo. Io ricordo da piccolo praticamente lo Stato ci regalava le compressine solubili di calcio.
a scuola. Si portava lo spazzolino a scuola e quindi là era la prima fonte, insomma, da dove si insegnava la pulizia, l'igiene orale. Allora, il rischio è che si incappino nella stessa prevenzione dei tumori del seno. È vero, ci vuole tanta prevenzione, se ne fa tanta in quel settore, però poi magari vai a prenotare una mammografia e te la prescrivono dopo un anno e mezzo. Allora sono stati più bravi chi ci ha preceduto nel passato per quanto riguarda la prevenzione? Ci sta sfuggendo qualcosa a noi oppure qualcosa è migliorata rispetto ad oggi? E poi per quanto riguarda, io ho un pregiudizio invece sullo spazzolino rotante, però mi sembra che ha già risposto dicendomi insomma che lei preferisce le rotante rispetto a quello manuale tradizionale. No, allora non ho detto che preferisco, io mi adeguo abbastanza all'individuo, nel senso che se un paziente ha una buona manualità e riesce ad ottenere dei buoni risultati anche con uno spazzolino manuale, aiutandosi poi con il filo interdentale, lo scovolino e tutti i vari ausili, allora si può fare. Ma se ho di fronte un paziente che invece ha una scarsa manualità, che non riesce a fare il movimento giusto dello spazzolamento e quindi a quel punto non riesce a lavarsi bene i denti, fa solo tanta fatica, ma il risultato non viene ottenuto, allora a quel punto consiglio lo spazzolino elettrico, perché intanto non è per fare pubblicità, ma purtroppo gli unici spazzolini elettrici che hanno il movimento, diciamo, testato, la rotazione testata, la pressione, tutto, sono gli Oral-B. Quindi io consiglio sempre solo quello. Poi ci sono quelli, se non mi della Oral-B, che fanno anche, tra un po' fanno anche il caffè, voglio dire, costano una fucilata. Io dico di comprare lo spazzolino elettrico base, l'importante è che abbia, diciamo, almeno la doppia velocità per poter essere utilizzato alla velocità più bassa, per essere il meno traumatico possibile sui tessuti, e in un paziente con una scarsa manualità, devo dire che è un grande aiuto, perché lui ruotando e vibrando e il paziente tenendolo quei 3-4 secondi per ogni dente su tutte le superfici del dente riesce in realtà ad ottenere dei risultati sicuramente migliori che non con lo spazzolino manuale. Quindi non è una predilezione, sicuramente ho avuto tanti riscontri, che anche tanti pazienti mi hanno detto effettivamente mi rendo conto che dopo aver lavato i denti con lo spazzolino elettrico i denti sono molto più lisci, non sento più la ruvidezza, non sento più quella patina che invece sentivo anche prima dopo aver spazzolato i denti con lo spazzolino manuale. Per quanto riguarda quello che diceva prima sulle campagne, è vero che probabilmente una mammografia, io vado a prenotarla con l'ASL e la ottengo dopo, ottengo l'appuntamento dopo un anno, e quindi a quel punto la prevenzione è andata a farsi benedire. Questo è vero. Purtroppo, diciamo, ci sono pochi centri convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale per quanto riguarda l'odontoiatria, ce ne sono pochi, c'è qualche ospedale ha qualche repartino, diciamo che il servizio, purtroppo l'odontoiatria è quasi del tutto nella sua totalità privata, quindi è anche, diciamo, più facile intercettare e prevenire determinate patologie, perché in realtà in uno studio dentistico privato è difficile avere appuntamenti a un anno, ecco. L'appuntamento è un pochino più, diciamo, ravvicinato. Vero è che, ahimè, l'odontoiatria col Servizio Sanitario Nazionale è effettivamente ridotta, molto ridotta, è quasi pressoché totalmente privata. Spero di aver risposto in maniera esauriente. Sì, grazie, grazie mille. Bene, grazie Monia. Adesso ci sarebbe Paolo che vuole farti una domanda. Sì, buonasera. Buonasera. Mi sentite? Sì. Sì. Allora, volevo chiedere per quanto riguarda la pubblicità che fanno tantissimo sui colluttori. Sì. Perché ne parla moltissimo, però l'impatto che si ha sulla placca è migliora di poco o migliora così, diciamo, questo impatto? Allora, il colluttorio serve a poco. Quello che serve. Okay.
Allora, ci sono dei colluttori che noi come professionisti prescriviamo in studio, che vengono acquistati in farmacia, e sono colluttori che sono a base di clorexidina in varie percentuali, dallo 0,5 fino al 30% di concentrazione. La clorexidina è un antibatterico, ed è l'unico, è come fosse un antibiotico, ed è l'unico antibatterico che può essere utilizzato in questo modo, cioè facendo degli sciacqui. Viene utilizzato però in casi, diciamo, di necessità, in caso di necessità, quindi quando c'è un paziente con una gengivite importante, quindi con delle gengive molto gonfie che sanguinano, oppure un post-intervento chirurgico che viene fatto, che non so, un'estrazione importante, allora viene prescritto questi colluttori a base di clorexidina. Ma il loro utilizzo in realtà è mirato ed è, diciamo, limitato nel tempo, cioè al massimo 7 giorni, 10 giorni, non di più, poiché la clorexidina, essendo appunto un antibiotico, un antibatterico, ha degli effetti collaterali che non sono gravi, però ci sono, che sono, che ne so, nel lungo termine, nell'utilizzo a lungo termine può provocare intanto alterazione dei gusti, una colorazione marrone delle mucose, quindi la lingua, le gengive, le guance, e sono, diciamo, effetti collaterali che, voglio dire, si possono anche evitare tranquillamente. Tutti gli altri colluttori non hanno una grossa, diciamo, utilità, però se il paziente ha piacere di utilizzarlo, io dico benissimo, lo utilizzi, perché se ti fa piacere utilizzarlo, perché è buono, perché ti fa l'alito fresco, perché ti dà una sensazione di freschezza, non c'è nessuna controindicazione. L'unica controindicazione, l'unica cosa che io di solito raccomando ai miei pazienti è di acquistare sempre un colluttorio privo di alcol, quindi bisogna leggere bene quando si acquista, non deve contenere l'alcol, perché altrimenti andiamo diciamo, a scontrarci con quello che ho detto prima, no? È come se io, utilizzando un colluttorio con l'alcol, intanto non mi dà nessun beneficio in più di un colluttorio senza alcol, ma utilizzando un colluttorio con l'alcol è come se io mi facessi lo sciacquo con due sorsi di birra, no? Ok, allora se io ho detto che ho di vino, se io ho detto che l'alcol aumenta l'incidenza, il rischio di sviluppare il tumore del cavo orale, quindi a contatto con le mucose, con la lingua, con il palato, allora devo anche non utilizzare un colluttorio che lo contenga, per poter fare in modo che questo non succeda. Ecco. Ok, grazie. Prego. Perfetto, grazie. Allora, mi diceva Raffaella che, Salvatore, tu hai ancora una domanda? Sì, è collegata al colluttorio. Buonasera a tutti e complimenti per l'esposizione della serata, complimenti, semplicissimo e di facile acquisizione, grazie. Grazie, grazie mille. Quindi era solo questo, non avevi una domanda? Sì, la mia domanda era collegata proprio al colluttorio, era appena stata fatta, perciò mi ha risposto in pieno a tutto quello che mi serviva. Grazie. Okay. Grazie. Perfetto. Quindi niente, grazie ancora Monia. Grazie a voi. È davvero un piacere averti, è davvero istruttivo per noi sentire tutti questi dettagli. E noi andiamo velocemente con la chiusura, in modo tale che così vi rubiamo ancora poco tempo. Allora, ci riuscirò, ve lo prometto. Ok, quindi... ovviamente, come sapete, noi con il Tips for Top ci vediamo ogni domenica pomeriggio alle 7, però, come dire, a noi piace stare a contatto con le persone, quindi abbiamo tutta una serie di eventi che sono sempre correlati con il nostro benessere. Ad esempio, il lunedì sera, per chi è interessato, alle 9, c'è il percorso del benessere, che è un incontro che ci permette di vedere come la maniera in cui ci alimentiamo può influire sul nostro benessere, e ci dà tanti utili consigli, come ad esempio come andare a fare la spesa. Abbiamo poi diversi eventi
del fitness, c'è quello dedicato alle donne e mamme, ma ci sono quelli anche dedicati un po' a tutti, con i nostri Daniele e Gaia durante la settimana. In particolare volevamo farvi presente che il 29 gennaio ci sarà il Walking Day, una giornata dedicata a praticamente una camminata che avrà inizio dal Parco del Valentino, per cui per chi volesse unirsi può chiedere alla persona che l'ha invitato stasera, gli saprà dare i dettagli, e il punto di ritrovo sarà l'Arco del Valentino. Ci sono poi le opportunità finanziarie, perché Herbalife è benessere a 360 gradi e quindi permette a chi lo vuole di poter così conoscere la Herbalife finanziaria, che è quella opportunità che può dare a chi lo volesse la possibilità o di affiancare un'entrata extra al lavoro che normalmente fa durante la settimana, o addirittura di cambiare completamente vita e abbracciare appieno l'opportunità Herbalife e farne l'unica fonte di reddito. Personalmente ho conosciuto Herbalife da cliente, quindi un primo approccio con i prodotti. Dopodiché ho avuto modo di venire a contatto con tantissime belle persone che vivevano e vivono una vita libera da quelli che sono gli obblighi di un lavoro tradizionale, e ho deciso di abbracciare anche l'opportunità finanziaria. Al momento vado in parallelo con le due attività, chissà che un giorno non riesca a liberarmi del lavoro tradizionale e quindi avere più tempo per la mia famiglia e i miei hobby. Per cui dicevo, l'opportunità finanziaria, il martedì sera alle 21 c'è il solito appuntamento con l'HOM, ma anche il giovedì sera alle 21 c'è proprio la presentazione dell'Herbalife Business. Per cui per chi volesse approfondire l'argomento può chiedere alla persona che l'ha invitato qui stasera e gli verranno dati i dettagli per come fare per poter assistere a questi eventi. Bene, il regalo che noi diamo a chi partecipa al nostro Tips for Top è una chiacchierata del benessere, quindi la valutazione del benessere, una chiacchierata che si può fare in presenza o online a seconda di come ci si trova. Semplicemente sarà la persona che vi ha invitato questa sera a contattarvi e si potrà decidere con quella persona in che momento andare a fare la valutazione del benessere. È semplicemente una chiacchierata che vi permette di capire lo stato di benessere in cui vi trovate e se ci sono eventualmente delle migliorie da fare per quanto riguarda tono muscolare, ritenzione idrica o anche perdita peso o miglioramento dei livelli di energia, eccetera. Per cui aspettatevi una chiamata, la persona che vi ha invitato questa sera sarà felice di parlarne con voi. Bene, vi lascio con questa frase: un sorriso è il miglior trucco che una ragazza possa indossare, che credo sia una famosissima frase che tutti conoscono di Marilyn Monroe, per cui adesso per chi ha piacere può anche aprire la camera e ci vediamo per una foto che ci farà Raffaella. Ok, prima di fare la foto vediamo l'appuntamento domenica prossima con Daniele Convento, che ci parlerà, che è un personal trainer, e ci parlerà della postura da tenere corretta durante gli esercizi che facciamo in palestra. Adesso sorridiamo tutti, apriamo le telecamere, chi vuole. E allora, cheese. Luci, apri la telecamera. Ok, grazie, grazie mille. Vabbè, grazie a tutti, grazie ancora Monia. Grazie Monia. Grazie a voi, grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, 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 ciao Fede, ciao a tutti. Ciao.